E ciao belli, benvenuti da Headvest, ricordatevi il click che mi piace, commentare e iscrivervi. Per voi semplicemente un click, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Questa è la prima parte del video, la seconda parte, se volete che esca, dobbiamo almeno raggiungere 100 like sotto questo video, che tratterà le step più forti, sempre secondo me, nel PvP e non solo nel PvM. Questa prima parte ci concentreremo appunto più sul PvM, o chiaramente detto più correttamente PvE. Premessa enorme che mi tocca fare prima, ovvero sono le mie esperienze, i miei gusti personali. Trovo magari io più conforto se un SP piuttosto che un'altra. Le SP di uno stile sono bene o male tutte bilanciate, quindi non esiste avere proprio una vera S tier list, A tier list, B tier list, ma è molto sull'esperienza personale e dobbiamo basare questa lista facendo finta che tutte le SP siano 21 più 0, tutti con le stesse equip. Tutte con le stesse rune, tutte con le stesse resistenze. Insomma, non ditemi, ma che dici? Io con il destroyer ci mobbo in atto 6.2, sciotto tutti. Cioè, raga, dipende come sei messo tu, chiaramente, dipende come hai perfezionato. Famo finta che tutto questo non esista, ok? Tutte SP uguali. E voglio ribadire, sono miei gusti personali. Io, personalmente, con chi mi sono trovato meglio, con chi mi piace usare di più. Secondo me, quindi le più forti. Possiamo iniziare. Partendo con lo spadaccino, metterei il War. Dove cavolo è? A morale, ottimo per il PvP, funziona un po' diversamente per il PvE. Bah, B, non mi fa impazzire. Blade è un SP, secondo me più da PvP, la metterei in B. Non ha molte AoE, o perlomeno hanno tanto tempo di cooldown. È utile perché si cura HPMP, ma ragazzi, c'è molto di meglio. Il crociato è un ottimo SP da PvE, un'ottima. Va bene che anche lui non ha molte AoE, però per via di carica, per via del fatto che si cura, che c'ha l'anticritico, che scala a distanza, è buona. Poi solitamente il crocio si setta in elemento e ho detto tutto. Proprio i mob di Shanera scoppiano come candeline. Le candeline non scoppiano. Berserker lo metterei in S. Basta pensare che Berserker ha la skill base, l'attacco base AoE. AoE di aria. Pia. Piglia. Ok? Detto solamente. Berserker ottimo SP da PvE, punto. Gladio per il PvE, fa un po' cagare secondo me. Non vi triggerate. Il Monk è un ottimo SP da PvE, da mettere su A. Può sacrificarsi sul pet recuperando HPMP. Ha tre buff diversi. Ha delle OE buone, tra cui una OE che raggruppa pure i nemici vicino a sé. Li stunna. Ha tre skill a distanza. L'antimalus, ottima. Il portatore di morte. Sono sincero, non lo conosco così bene. Renegato è assolutamente da S. Wow, a parte lo switch di fatine che ha, che due skill principali usano fatina scura e tutte le altre luce, il fatto che anche se uno mette la fatina scura fa comunque danni anche con le skill di luce e viceversa, è un ottimo SP, è veloce, skilla praticamente tutte le skill a distanza, tutte le skill sono AoE, tutte quante, a parte l'attacco base, e ho detto tutto ragazzi, tutte le skill del Renegato sono AoE. Credo che sia la classe con più AoE del gioco. E skill a distanza, e fa un botto di danno. E gli HP di uno spadaccino. Passiamo all'arciere, metterei il Ranger che è un SP discreta per il PvE, è molto più forte secondo me in PvP. Il Sin C, ha pochissima AoE, adesso addirittura caduta, non assorbe manco più col 100% di possibilità, non è il massimo per il PvE ragazzi. Destroyer D, VK assolutamente Ness, credo che sia uno degli SP più forti per quanto riguarda il PvE, per il semplice fatto che c'ha calo, e calo fa veramente tanto. E poi anche lui ha praticamente tutte AoE, tra cui Corsa del Serpente, che mi sembra che abbia 7 secondi di cooldown, che piglia a un'area altissima. Poi c'è il Cannon, è più da PvP e Corona secondo me, quindi in B. L'esploratore è in D per quanto riguarda il PvE. Ma lo sai, io riesco a fare tutta. Ragazzi, sì, ma paragonate alle altre, capite che per il PvE, d'accordo, parità di UP, parità di perfezione, parità di armi, il DH lo metterei, è come tutto fra la S e la A. Lo metto in A. No, lo metto in S invece, ragazzi, perché calcolate che il DH, soprattutto in PvE, si cura. Ogni skill che fa si cura HP. Che poi, vabbè, gli mancano i MP, questo è un altro discorso, ma si cura HP di continuo. L'angelo, praticamente tutte le skill sono col pugnale, ottima anche per load. Ha degli altissimi critici, i buff che cambiano a seconda delle esigenze. È molto veloce, se non fosse per quel ciuffo di merda. Il mago. Mago rosso, in S per il PvE, assolutamente. Il mago sacro. Per il PvE 0, skill base a single target, ha solamente due skill AoE, tra cui la final. È molto forte per altre cose il sacro, ma non per il PvE. Il mago blu per il PvE S, assolutamente. Il mago nero per il PvE B è estremamente forte, ma non PvE, secondo me. Il vulcano in S, sì, senza ombra di dubbio. E Poseidone
Cavolo, quasi tutte le sempie del mago in PvE sono delle bombe. Il veggente in B per il PvE. Anzi, no, no, mo che ci rifletto è meglio, no. Sì. E l'arcimago per il PvE in S, anche lui. Abbiamo 2 SP per la spada in PvE, 2 per l'arciere e 5 per il mago. Il mago in PvE spacca. Non solo in PvE, attenzione, perché è una classe fortissima anche in PvP, a voglia. Ma in PvE, wow. Ricapitoliamo brevemente e spieghiamo un po' meglio perché ho scelto queste posizioni. Berserker, skill base, AOE, ha violento che aumenta di molto l'attacco anche se va a perdere la sua difesa. Vita e morte come skill è un'ottima skill perché gli HP che perdete sono comunque pochi. Tutte le skill che ha sono AOE, veloce da castare, lui stesso è veloce nei movimenti, ottimo. Il renegato, tutte skill a distanza. Tutte AOE, switch di fatine, anche esso è molto veloce. A differenza del Berserker, la skill base del renegato non è AOE e questo fa sì che ci sia questo dispario tra i due elementi, calcolando che però il Berserker è sicuramente più forte per quanto riguarda il PvE su mob luce, mentre il renegato pecca un po' su mob luce, ma è veramente forte sui mob oscuri, calcolando che all'Hod non prende pure cieco, perché skilla risulta da vicino, anche se skilla a distanza. Il VK, Calo, Lupo, Orso, Luce, tutte skill anche lui AOE, anche con un basso cooldown, compreso Corsa del Serpente. Il DH, ragazzi, ha skill come Pendolo, che ammettono l'illusione, curano, Final, con un cooldown bassissimo, anche il Rinnegato ha un cooldown bassissimo della Final, stunna e basta, quanto ti curi? Il Red. Beh, il Red ha scudo di mana, aumento elemento, skill base AOE. Ha un ottimo, veramente un ottimo range. Il blu è semplicemente come se fosse il Red, però è di ghiaccio. Ha una skill estremamente ottima il blu, che è un assorbimento, meglio dire una barriera in cui lo rende high frame. L'unica pecca è che non c'è uno scudo di mana, come quasi tutte le altre SP del mago. Il Vulcano è violentissimo, ottimi malus, ottimi buff. È semplicemente un mostro. Anche il Poseidone addirittura ha una skill che toglie nella mappa tutti i MP di tutti i mob. AOE incredibili, range incredibili, buff incredibili. Questo metto qua, ragazzi, questo metto qua ha la skill base AOE. Ma cioè fa, è un mago di luce che non fa i danni di un sacro, ma molti di più. Immaginate quanto sia forte il Lord, questo signorino qui. Skill base AOE. Ha la carica tripla. Crocio, lo metto in A perché skill a distanza è molto forte, ma non possiamo paragonarlo in PvE. Ha rinnegato, però non è chiaramente un SP da buttare, compresi i buff ottimi, carica tripla, la cura, l'antimalus, l'anticritico. E ok, il Monk credo che sia l'SP più versatile dell'intero gioco. Non c'è SP più versatile del Monk. Tre buff, tra cui uno di velocità e precisione, uno di difesa e uno di attacco. Se si sacrifica sul pet, cura costantemente HP MVP, ha l'antimalus, skill AOE, alto danno, bla bla bla. L'angelo è la controparte del rinnegato, se vogliamo, è anch'esso versatile, molto veloce, critici assurdi per via del pugnale, non si becca manco il cieco. Se non fosse che il VK c'ha Calo e Lupo e Orso, sarebbe anche meglio del VK per quanto riguarda il PvE. Veggente. Praticamente questo metto qui ha la skill che rende immortale per tantissimo tempo, non mi ricordo mai i secondi, sono tipo una decina, non mi ricordo esattamente i secondi, però sono tantissimi. Skilla quanto un pazzo, sempre a skillà, ottima AOE, ottimi malus, ottimi buff, ma secondo me è più forte in PvP. War, ragazzi, se Morale funzionasse come funziona in PvP, questa SP sarebbe immortale. Ma purtroppo non funziona come funziona in PvP. Per la di ferro, per carità, è ottima. Ma poca AOE, ok che può assorbire. Ma con l'avvento della Lontra. Il Blade. Poca AOE, alto cooldown. SP sicuramente molto forte, sicura. Può assorbire. Ma raga, no. Ranger, beh, ottimi buff anche lui. Precisione altissima. Rapidità, viandante, congelamento, skill AOE. Però vogliamo paragonarlo con un DH, con un VK seriamente per quanto riguarda il PvE? Ma assolutamente no. Il Cannon è più o meno la versione fuoco del Ranger, se vogliamo. Il DG è qualcosa di illegale quasi. Ma se messo in PvP, in PvE non ha così tante AOE. Fa dei danni sicuramente mostruosi, ma non ha crowd control. Gladio veramente qualcuno lo usa in PvE? Per il PvP è ottimo, ma qualcuno lo usa veramente per il PvE? Ma chi ti conosce? Io non ti conosco. Non, chi sei? Allora, il Sin, da quando è stato cambiato, a me fa ca. Ma non è che fa cagare, fa proprio ca. Che peggio. E hanno tolto, secondo me, tutto il fascino che c'aveva il Sin. Ma poi ne parleremo più approfonditamente. Il Sacro fa tantissime cose buone, tra cui il tank, tra cui l'healer, tra cui il support. Ma non per il PvE.
Destroyer. Io ti metterei INE se ci fosse. L'esplo. L'esplo è. Cioè, PP qui. PVE. PVE. Vai giù, vai giù. Fai cagare il PVE. Sarò nel canale più 15% con l'arma. E grazie al cazzo. Parlo come se tutte queste SP fossero 21 più 0 con tutte le armi identiche tutte. E qui abbiamo concluso. Raggiungiamo 100 like, ma se siete dei fighi, 150. Vediamo se riusciamo a raggiungere 150 like, però solo se siete dei gran fighi, anche se lo dico alla fine del video e praticamente il 5% arriva alla fine del video. Edves vi saluta e noi ci becchiamo a un prossimo video. Ciao! Ehi, ciao! Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!